Buon pomeriggio amici di Moonclick e Moonclick Magazine. Oggi ci troviamo alla Smart Home presso il Samsung District di Milano. Abbiamo un ospite d'eccezione, Carlo Barnocco, presidente di Samsung Italia. Buon pomeriggio, grazie di essere sui nostri canali. Allora, come vi dicevo, ci troviamo nella Smart Home, questo allestimento speciale per la Milano Design Week. Ci racconta un po' che cos'è la Smart Home e cosa potremo fare nella casa del futuro? La Smart Home è una parte del Samsung District. Quando noi ci siamo spostati qualche anno fa a Milano, dalla nostra sede storica che ci hanno spostato a Naviglio, abbiamo voluto portare qui non solo i nostri uffici, quindi tutta la forza lavoro di Samsung, ma creare anche due aree dedicate al pubblico, una Smart Arena dove le persone si possono incontrare e generare idee e uno showroom, appunto questo, dove abbiamo costruito non la casa del futuro, vogliamo dire noi, ma la casa del presente, vista e supportata dal digitale. Quindi questo è uno spazio aperto a tutti i milanesi e non che vogliono venire a visitarci, che vogliono provare i nostri prodotti, che vogliono avere l'emozione di provare come il digitale migliora la nostra quotidianità fuori da casa e in casa. Quindi tutti quanti possono venire, possono provare i prodotti, possono sperimentare le novità, possono vedere l'integrazione tra i vari prodotti, come i vari prodotti si parlano, possono vedere come si possono aprire le porte con gli smartphone, così come sentire un'unica esperienza di TV con il surround, piuttosto che vedere i nostri elettrodomestici da incasso, i nostri televisori QLED, apprezzare la qualità, la nostra realtà virtuale, anche provare anche magari delle emozioni un po' più divertenti con delle poltrone che generano entertainment e ci portano in un mondo un po' diverso, un po' nuovo. Ok, perfetto. E so che appunto voi negli ultimi anni state operando per fare delle piccole e grandi rivoluzioni nelle vite dei nostri giorni con insomma, delle acquisizioni comunque molto strategiche ed interessanti. Penso ad esempio a SmartThings piuttosto che ad Arctic. Cos'altro ci possiamo aspettare dal futuro? Ma sicuramente sono due acquisizioni importanti avvenute consecutivamente una all'altra, proprio anche che segnano anche l'evoluzione, la continua innovazione, il passaggio di questo percorso verso l'internet delle cose. E SmartThings ci ha portato alla prima casa connessa e al primo, diciamo, modo di interagire fra gli elettrodomestici, poterli comandare da remoto, e con l'acquisizione di Arctic, che è appunto una piattaforma unica su cui si possono sviluppare soluzioni per l'IoT tutta basata sul cloud, c'è una nuova generazione, una nuova frontiera di internet delle cose, quindi non è più una piattaforma, un ulteriore device all'interno della casa, ma è lo smartphone, il device che parla direttamente con l'elettrodomestico mettendo in cloud i servizi e l'intelligenza della piattaforma. A noi piace sempre dire che la gente continuerà e deve continuare a fare le cose che fa e le cose di cui è appassionata. Noi non vogliamo cambiare la quotidianità delle persone con il digitale, ma vogliamo, come qui alla Smart Home, supportarle nella loro quotidianità per fare in modo che alcune azioni che dobbiamo fare siano rese più piacevoli, anche più divertenti, quindi si è invogliati tutti a farle più volentieri, e dall'altra parte anche a guadagnare tempo, che oggi è una risorsa molto preziosa e che manca un po' a tutti, no? Quindi il digitale che migliora la nostra quotidianità, ma che comunque ci lascia vivere nelle nostre passioni e nelle nostre abitudini. In questi giorni a Milano c'è la Milano Design Week, la settimana dedicata a tutto quello che è interior design, arredamento, design un po' a tutto tondo, legato chiaramente al salone del mobile e al fuori salone. Se parliamo un attimo di design, mi sembra che comunque lo studio del design, dell'estetica, dei prodotti permetta a Samsung di presentare i propri prodotti sempre in una maniera diversa rispetto al resto del mercato. Come vi approcciate a questo tipo di analisi e quindi di approccio ai prodotti? Sì, Samsung è un'azienda che ha fatto, diciamo, la chiave del proprio successo nel design e da sempre ha messo il design al centro. Sicuramente diciamo, la storia di Samsung, il futuro di Samsung è là. Diciamo, il gap che Samsung è riuscito a creare rispetto ai propri competitor viene da una forte ricerca e sviluppo, quindi abbiamo anche nei momenti, diciamo, più difficili continuato ad investire molto, e quindi di conseguenza questo premia e ti porta, diciamo, sempre ad avere soluzioni più innovative dai 12 ai 24 mesi rispetto agli altri, quindi a colmare il gap con la concorrenza. Ma la ricerca e sviluppo non è solo in termini di processori, di materiali, di schermi così via, ma è soprattutto in termini di design. Noi abbiamo da qualche anno addirittura creato nel mondo del design center, qui abbiamo in Italia una brand
Science, del Design Center di Londra, e andiamo nel mondo a capire quali sono le tendenze, quali sono i colori, quali sono i materiali, quali sono le forme, e prendiamo spunto anche da altri settori, ad esempio la moda, ad esempio l'arte, per poterle poi applicare queste tendenze ai nostri prodotti, per fare in modo che siano sì performanti, unici e super veloci, ma che siano anche gradevoli, apprezzati, che diventano un oggetto quasi di lusso all'interno della nostra quotidianità. Adesso ti direi che è la massima espressione ultima di questo approccio. Ne possiamo parlare un attimo? Sì. Come l'avete studiato e ad esempio come siete arrivati all'Infinity Display, che è sicuramente la caratteristica più importante. Qua, ne abbiamo uno qui. Casualmente. Siamo arrivati all'Infinity Display come per tutti gli altri device e gli altri nostri elettrodomestici, cioè i nostri apparati, partendo dall'analisi di quelle che sono le necessità del consumatore. Il consumatore ha sempre più bisogno di schermo, perché alla fine i tanti zeri e i tanti uno che formano il digitale poi devono essere visualizzati, no? Che siano essi un film in alta definizione, una tabella di Excel, però una volta che io ho elaborato il calcolo poi devo vederlo il calcolo, se no è fine a se stesso. Quindi lo schermo è una parte importantissima in tutto quello che è l'elaborazione dei dati come output finale. Quindi abbiamo intercettato questa tendenza per cui i consumatori vogliono uno schermo sempre più grande, però allo schermo sempre più grande c'è un limite, cioè quello della portabilità dello schermo. Quindi se il device causa lo schermo diventavano troppo ingombranti, diventava poi difficile utilizzarli. Per questo motivo abbiamo fatto uno schermo OLED curvo, così come quello dell'S7, ma abbiamo per la prima volta tolto il tasto Home e tirato la parte disponibile di schermo visualizzabile fino ai bordi dello schermo. Quindi da qui abbiamo ottenuto due tagli di schermo di 5,8 pollici e 6,2 pollici per il Plus, che vanno incontro proprio a quelle che sono le esigenze del consumatore. Quindi una parte di schermo sempre più grande e uno spazio sempre più piccolo. Pensate che ad esempio nello schermo da 5,8, quindi dell'S8 standard, uno schermo da 5,8 ha un ingombro inferiore a uno smartphone da 5 pollici e mezzo come era il nostro S7 e di poco superiore a uno da 5 pollici, quindi grande portabilità con uno schermo grande e di grandissima prestazione. L'S8 in realtà poi non è solo display, ma tutto il resto del design, come la simmetria, comunque lo rendono uno smartphone come mai prima è stato posto. Cos'altro ci può dire, appunto, come queste caratteristiche possono davvero aiutare l'utente nelle sue giornate? Ma abbiamo voluto anche qui andare incontro a quelle che sono le capacità che abbiamo migliorato ulteriormente, la memoria all'interno del dispositivo, quindi il dispositivo nasce con una memoria base da 64 giga invece che da 32 giga, ma abbiamo lasciato per qualità di Samsung anche la possibilità di espandere la memoria con una microSD esterna e quindi di portare addirittura, facendo l'esempio di una microSD da 256, il telefono oltre 300 giga. Ma dicevo, lo schermo, oltretutto, oltre alle dimensioni dello schermo, il primo schermo HDR, quindi con una definizione, una risoluzione e una risoluzione unica, e poi lo schermo abbiamo voluto dare continuità alla curva dello schermo anche nella parte posteriore, creando veramente un'ergonomia unica, quindi una maneggevolezza che non è più spigolosa come in alcuni casi in alcuni telefoni, ma diventa veramente piacevole maneggiare il telefono. Parte posteriore dove sicuramente abbiamo messo sempre l'impronta digitale e la telecamera, che è stata annegata all'interno del device e quindi è in linea e quindi non sporge dal device. Oltre all'impronta digitale abbiamo pensato anche, come dicevo prima, partendo sempre dalle esigenze del consumatore, alle esigenze della sicurezza e della protezione dei propri dati. Abbiamo integrato il sensore dell'impronta digitale con altri due sblocchi dello schermo di sicurezza superiore, che sono il riconoscimento del viso, quindi il telefono può riconoscere alcuni punti del viso e sbloccare il telefono, e addirittura lo strumento riconosciuto in assoluto più sicuro, la lettura dell'iride.
Altro dato molto importante di questo smartphone è sicuramente Bixby, che è la nostra intelligenza artificiale, ed è diciamo una cosa che ci permette con la voce di gestire non solo il telefono ma tutto quello che è l'ecosistema che sta attorno allo smartphone. Ma la cosa più interessante è che essendo un'intelligenza artificiale impara da, non solo da se stessa ma anche da noi stessi, quindi riconosce le nostre abitudini. E se io ad esempio tutte le mattine alle 8 di mattina chiamo il signor Rossi, dopo 2 o 3 volte che lo faccio, lui la mattina nell'agenda mi proporrà se voglio chiamare il signor Rossi, piuttosto che a riconoscere le mie abitudini, la tipologia dei ristoranti, la tipologia delle azioni che faccio quotidianamente. Altra caratteristica non meno importante delle altre è quello, diciamo, sempre all'interno del Bixby, di una fotocamera che permette di inquadrare degli oggetti e avere, diciamo, tramite Google il riconoscimento di questi oggetti, quindi di conseguenza informazioni riguardanti l'oggetto che abbiamo inquadrato, piuttosto che se è un oggetto acquistabile, la ricerca di quali sono i siti internet che vendono questo oggetto. Quindi è uno smartphone che va, diciamo, ancora avanti, diciamo, che interpreta sempre meglio, sempre di più quelle che sono le esigenze della comunità attuale, dei nostri clienti, e alza ancora l'asticella, diciamo, rispetto ai nostri competitor, che magari in tanti casi hanno fatto delle migliorie, ma hanno migliorato il telefono dal punto di vista estetico, dal punto di vista hardware, senza però, diciamo, migliorare quella che è l'esperienza del consumatore. Noi abbiamo il nostro consumatore al centro, con la sua sicurezza, le sue esigenze, la sua vita, e quindi ci prendiamo cura di questo cercando di produrre per loro i migliori device disponibili al momento. Perfetto, io la ringrazio tanto, dottor Barlocco, per questa chiacchierata. Ringrazio voi, amici di Moonclick Magazine. Io sono Alessandra Basile, dal Samsung District di Milano. Ci vediamo presto, alla prossima. Grazie.